Ma sti giri, questa è una pagina sede creata, non niente. Sì, però non dovrebbe. Eccola, non è vero. Ma l'hai mandata? Sì. Sì, io devo fare tutto il giro, non e fa il giro la pagina però è quella. Ho capito, è quello YouTube, devi uscire aggiornamento. Abbastanza bangerino, Guarda frate, live è partito adesso. Poi non c'è. Mi arriva la notifica, è partito adesso. Partito adesso. Ma no, molto lo sulla pagina prima, è che devo capirla sta cosa io. Eccola, allora, vedi che funziona. Ciao! Ciao ragazzi. Ciao. Boom baby. Attenzione. Allora, droppiamo subito sta chat qua. Che stai a fare? Fai in Twitch. Non occupa. Attenzione, bella, ciao a tutti. Buonasera. Buongiorno. Ah, aspettavo con ansia sto video. Quale video? Ancora non sai. Domani si assembla. Che cosa? Che cosa il brother tubo? Oggi si assembla, non domani. Ciao, salve a tutti. Ciao, salvata. Peccato che, infatti, rimane salvata. Quindi vai tranquillo. Bella raga, attenzione. Bella raga. Tanto, mo' aspetto il primo. Lo aspetto. Ecco. Già so cosa diranno. Perché? Vediamo se lo sai, di che se lamenteranno. Se lamenteranno della scheda video? No, a parte quella. Dell'orario. No. Se lamenteranno. Ma è il 23 giugno. E quindi? Il 26 che succede? Esce? Esce la puntata nuova. Che esce il 26? I processori nuovi, no? Ah, escono i processori nuovi. Quindi ci sto sempre la live grande. E escono i nuovi processori, i processori annunciati da Intel, che sono un restyling del dovrò fare un vlog domani del Socket 2011, che si chiamerà il Socket 2066, quindi 2066. Non posso mettere l'effetto in live, me lo fa una cosa, tasto qua, console, tipo radio, che fai partire applausi, queste cose qua dovremmo fare, basta che li metti la presento. Tuba, e poi quindi uscirà questo restyling dei processori nuovi, si chiamano Skylake X, Kaby Lake X, su questo nuovo socket che è 2066. Quindi aspettiamo con ansia, anche se abbiamo visto già qualche bench, non lo so perché comunque sia, sembra che, cioè comunque per un PC da gaming non sono, vabbè, ma come era il socket 2011 non era prettamente da gaming, anzi su quello andavano un po' a perdere rispetto a processori con meno core, meno thread, quindi più indicati per essere sfruttati dai giochi, almeno fino a quando i giochi non cominceranno a sfruttare 16 core, e quindi allora anche lì vedremo un boost da parte di Ryzen. Ma sto tour del negozio, c'è Lidl, c'è ragione, guarda, il tour del negozio, ti dico la verità, lo volevamo registrare oggi, era in programma di registrarlo oggi appena Stefano arrivava, però c'è stato un problema, siamo indietro col Mac, quindi tutte le volte che arriva Ste c'è un'oretta, vai taglia, stiamo ancora a tagliare. È così. Ciao Alessia, bentornata, ben ritrovata, anzi ci siamo sentiti. Adesso siamo a fare, abbiamo cambiato, prima i buchi erano rettangolari, adesso stiamo facendo quelli tondi. Siamo a alti livelli. Ci abbiamo anche lo stagista, che comunque non sta più stagiando da noi, ma comunque sia lo stagista rimane lo stagista. Quindi fate comunque tutti applauso a Pivox, che è stato applauso promosso. Applauso a Pivox che è stato promosso. Con ottimi voti. È vero? Ah, ecco perché infatti ho preso per culo martedì tua live, quindi comunque sono già stata arriva che era andata malissimo. Grazie, ma comunque svoltiamo pagina. Sì, siamo a quota 2. Svoltiamo pagina. No, perché svoltare la pagina, cioè ragazzi, voi non capite unire le due parole in una, cioè c'è un boost. Comunque oggi cosa facciamo? Cosa dice la sfera? Allora, oggi vedo un socket 2011 X99, guarda la faccia di Fabio che è concentrata. Allora, c'è anche Ettore, giustamente. Ci sta Ettore. Guarda, dalla minicam lo potete vedere. Eccolo lì, svenuto a terra. Murto. Un nuovo murto. Allora, praticamente, oggi cosa facciamo? Ciao Stefano, ciao Fabio, grandissime, era ora, appuntamento imperdibile, siete grandi, grazie Davis, ok. C'hai di paura che non la facciamo più, in realtà siamo pieni di schegge di metallo. Hai ispirato bene, sa tutto. Lo so, è pizzicoso.
Allora, vi ricordiamo che abbiamo aperto domanda prima di assemblare, potete far vedere l'accensione della scheda madre? No, mi dispiace Alessia, non la puoi vedere in questo momento, perché sta via, perché ti serve il tavolo libero, quindi purtroppo abbiamo no. Tagliato a metà. Non ti possiamo accontentare su questo. Una cosa che ci tenevo a dirvi, fate donazioni, perché fra un po' è il compleanno di Fabio, quindi con i soldi ricavati gli faremo un bel regalo da parte di tutta la community. Basta anche un euro, 50 centesimi, quello che è. Elemosine, perché comunque dobbiamo fare un bel regalo al buon Fabio, gli compriamo un bel trapianto. No, non, che gli compriamo? Ci sono formato, ce l'ho i soldi. C'erano troppi? Ragazzi, donate pesante, perché ci sono i soldi, quindi pesante, da 10 euro in su e non meno. Ah ok, Igor, ci fa piacere, fai un video, magari ce lo mando. Guarda la natura, tu ce ne hai troppi, ce ne potrebbero pure a scampo. Prima che ti diventano bianchi. Ma prima o poi mi cadranno, ma quando mi cadranno assumono un altro stile. Sono rasato, con i capelli fatti bianchi, fatti proprio con l'acqua così. Io sto dalle 5 sul vostro canale a premere F5 come un malato. Grande Enzo. Ciao amico. Cosa che vogliamo fare, Enzo? Ne stavo parlando adesso prima di startarla la live. Vorremmo creare l'evento già verso mercoledì, giovedì, quindi un giorno d'anticipo, così sapete più o meno l'orario e quello che facciamo. Esatto. Invece di crearlo 5 minuti prima. Sì, lo creiamo molto prima. Lo creiamo molto quando prima. Quando sappiamo che PC anche possiamo. Perché a Fabio gli pesa un pochetto, mettere i posti. A me non faccio tutto il lavoro. Oggi ho messo pure una foto su Instagram. Sì, poi non mette hashtag, non mette niente. Quelle foto tre persone mettono il like. Non escono, vanno in giro. Mettete like su Instagram. Forza. Ciao Tony Vip, benvenuto. Allora, siamo abbastanza per poter cominciare. Siamo 47 persone. Ma scusami, su Twitch. Like. Su Twitch 16 like, ragazzi, tutte le volte lo devo dire, male a tratti, malissimo. E poi su Twitch, scusa, non c'è nessuno. In questo istante, prima c'era una persona. C'era una persona, su Twitch, comunque venerdì pomeriggio sta diventando morto. Guarda, ti giuro, non la faccio più bene. Guarda, sono tutti armati. Potremmo fare che la live, adesso l'abbiamo fatta una martedì, subito dopo pranzo, andava molto bene, abbiamo fatto comunque tanti visitatori contemporaneamente, 110 spettatori, telespettatori tutti insieme. No, questa loro non la sanno ancora. Insomma, loro dopo ci arriveranno quando sapranno. E quindi siamo andati così bene il martedì che abbiamo detto il venerdì di questo periodo, io penso che più di 50-60 spettatori non faremo perché non c'è tanta gente, o comunque la gente che ne va al mare, o comunque la gente esce il pomeriggio. Ma solo voi. Non è solo noi stiamo qua a lavorare, capito? Poi ti metto a te a lavorare, capito? E quindi vabbè, comunque ci fate vedere l'installazione di Windows. Sono le 6:30, non trovate niente, ma è un Maker 5T, quindi vai. Lavorare. Allora. Ciancio alle bande, vai. Tu. Vai, allora, sono molto sto comodo. Abbassa un po' sta gamba. Così. Ragazzi, il muretto si sono arresi alla potenza di YouTube. Grande, no? Ce n'è uno che resiste. Ce n'è uno che fa per tutti. Il zoccolo duro, i ragazzi del muretto. Allora, oggi cosa facciamo? Abbiamo alimentatore. Cos'è che non ho messo a posto il laboratorio? Ho fatto un po' di modifiche, voi non lo sapete. Volevo levarlo sto modo, poi ho detto da appena la gamba. Dopo. Bravo. Perché allora, non serve a niente. Ma chi c'ha da S su Twitch? No, qualcuno c'è, il muretto è venuto giù, non è vero ragazzi, non potrà mai crollare il muretto. Guardando i vostri video ho imparato a montare PC da solo, ho fatto un PC che faccio 70 FPS. Dipende quello che hai guardato, se hai guardato i miei, ok, se hai guardato lui, me imparato. Se guardare i tuoi, lui l'ho fatto. Appunto, potevano prima di montare il PC. Sei sicuro? Allora, però era montato abbiamo un alimentatore che è piccolo, cioè nel senso, non come misura, come wattaggio. Un po' sbilanciato, questo ce l'hanno dato, non è che abbiamo consigliato. Allora, leggete la gamma in alto a destra, l'alimentatore, vediamo chi riesce a capire da quanti watt è, difficile come cosa, c'è scritto, appunto, allora questo è da 1 kW 0,50 ampere milli per ora, allora, questo qua è un alimentatore da 1 kW. Adesso vi faccio una domanda, voglio vedere se avete studiato, se io accendo un PC con questo alimentatore, sentite bene, quanto consuma? Che vuol dire? Pio, se lo stagista sta zitto, a me tanto, sembra che se hai fatto 3 mesi di stage qui non sai questa cosa, il prossimo non ho capito la domanda. Se io accendo un PC con alimentatore quello là, questo qua, quanti watt assorbe? Quanto assorbe? Dipende. Da che cosa? Da tutto quello che ci metti dentro. Quindi se tu metti una aspetta, fai rispondere loro, fammi vedere. 1050, 2000, 1050, 500. Non a voglio caso. Sapere il numero, voglio sapere se assorbe 1050 o no. Ma no! Perché no?
Hai detto no, adesso mi devi dire anche il perché. Ma perché 1050 sono tanti? E quindi? Che cazzo non la c'entra? Allora, questo alimentatore è in grado di erogare fino a 1050. Fino a, quindi eroga fino a. Cosa, allora, cosa è che dà poi alla fine che tu dici, ok, c'ho l'alimentatore a 1050, ma ne consumo. No, no, ragazzi, no. Però no, non avete studiato, siete sempre preparatissimi. Ecco, amico, dipende dai componenti che sono quelle. Oh. O anche Matt X ha detto comunque qualcosa. Allora, ragazzi, questo non è il valore che l'alimentatore consuma, è il valore che l'alimentatore riesce a erogare. Sempre teorico, perché poi in base a quello si calcola l'efficienza. Non è scontata, perché hanno detto, la maggior parte ha detto 1050. Ma sono tutti ignoranti, non lavorano le capre. Allora. Ragazzi, anzi, vi dirò un paradosso mentre Stefano va avanti. Un alimentatore da un wattaggio alto in realtà assorbe meno, perché un alimentatore da 500 watt, quando arriva lì vicino al suo limite fisico, tende ad assorbire di più, mentre invece un alimentatore che non viene sfruttato, per farvela breve, su un PC che assorbe 500 watt, un alimentatore da 700 consuma meno di uno da 500, perché sforza di meno per erogare quel wattaggio. Vedi come spiega, come me, cioè uguale. È vedi? Studiato, certo, proprio. Vedi il fregnettino qui? Vedi Enzo, secondo. Devi rimanere nel 50% del load per la massima efficienza. Bravo, ma tu guarda, quelli seri poi hanno risposto, lo sanno pure i cani, infatti Ettore voleva rispondere ma non gli abbiamo dato il microfono. Allora, questo qui, il cazzillo, chiamato così questo qui dagli modalità amici. Modalità con restrizione. Sì. Aia! No, attacchi 2Z va in modalità con restrizione. Doppia Z restrizione. Questo è bene. Attrezzo. Cala. Attrezzo. Però. Non lo so, io attrezzi. Non 2R e 2Z, mamma mia. Mamma mia, po' bannato. Allora, comunque, questo qui... certo che farsi dire capra dal ragazzo, infatti quella gente che dice hardcore dice saggista stai calmo. Ma scusa, ma è Leonardo Levati o Leonardo Levati? Ma penso Leonardo Levati. Senti il direttore che si lamenta. Allora, praticamente questo qui, l'affarinazzo, come si può chiamare? Sì. Allora, praticamente questo qui serve, non è un Reobus, non è un aereo. Che cos'è? Allora, questo qui è l'affarino che controlla la fan dell'alimentatore e la fan system, quindi la system fan, no? Come vuoi dire? E praticamente fa da Reobus, ma in realtà nasce con l'alimentatore, infatti è scritto Fuel Master. Quindi comunque se questo qui si può collegare con questo cavetto, ovviamente vedete tutti i cavi già aperti, perché i componenti alcuni ce li ha portati lui come alimentatore, come scheda video, come basta. Quindi comunque da questi sono i componenti. Siamo 65, abbiamo soltanto 27 like, ragazzi, cosa aspettate? Adesso, questo è il momento, solo per ora, mettete like adesso. I primi 5 che mettono like. Batteria di pentole. Solo ai primi tre anche il materasso. Solo, anzi, mi voglio rovinare. E di quei primi tre al primo, sì, vai. Rete con dog in legno, materasso in memory foam. Allora, complimenti per la vostra professionalità, sì, grazie. Quale professionalità? Adesso stiamo in modalità senza professionalità. Allora, switch a cam. Modalità. Allora, infatti è levati. Quindi è proprio levati. Ecco, ma ha detto lui sillabato, è proprio Leonardo, levati. Quindi comunque siete devi dire. Leonardo, dai, su, dai, switch a cam, forza, dai, fammi inquadrare qua. Allora, abbiamo questa bellissima scheda e questa ne vale la pena, perché questa è un X99A Gaming Pro Carbon, quindi socket 2011 di mamma MSI, che ci ha fornito. Ha acquistato questa bellissima scheda. Ciao Giancarlo XMAX. Ah, che dire, buon assemblaggio, like messo, bravissimo, ma non sono ancora sufficienti per essere 65, sono ancora. Eccola qua la scheda, amico gamer, ve la stiamo facendo vedere in questo momento, ma tanto tra poco vi comparirà. Andiamo ad aprire questa stupenda scheda, De Neumann, te lo dirò non appena ne avrò uno tra le mani. Che smartwatch? Attenzione, Enzo, droppa un euro, grazie Enzo. Grazie Enzo, questo qui lo metteremo sicuramente sul mio regalo di compleanno. Il regalo di compleanno che poi verremo vedere. Oh, è il 30 giugno, fatemi gli auguri. Faremo l'unboxing live per il regalo di Fabio, quindi comunque sia, il regalo che gli verrà fatto farà l'unboxing, vero? Con i vostri soldi, quindi comunque lui ringrazierà tutti apertamente per tutti i soldi che gli ha donato, con il quale poi ci si comprerà questo regalo a sua scelta del budget. Da via Togliatti, dipende a che altezza da via Togliatti, indicativamente se è un giorno normale con traffico potresti impiegarci, ti dico, senza traffico un quarto d'ora, col traffico a Roma anche 45 minuti. Allora, questo qui comunque è uno smartwatch, non è tanto smartwatch in realtà, è poco smart, però è un watch.
Che della TomTom, comunque col display digitale non touch, quindi comunque sia puoi intrupparci quanto vuoi, un po' più da muratore. Con il contapassi, oggi siamo a quota 2004, sono un po' pochini. Tu vediamo quanti ne hai fatti, perché anche buon fa bene a uno. Vediamo un po', lei è sulla sinistra. Vediamo. Attenzione, Fabio si sta superando 6.200 oggi. Vai a cagare. Allora, quindi comunque sia... Questa è la schiera madre, però, che c'entra. Però io c'ho la panza e lui c'è il fisico intanto, capito? Bene, quale fisico? Il fisico l'ho lasciato a casa. Non mi c'entravo in macchina oggi. Gli i9 usciranno a breve, carissimo. Cioè sono stati presentati, benciati, tutto quanto. Ma andranno a finire sui scaffali tra qualche giorno. Perché potrà sembrarti strano, Mattia, ma il cliente non overclocca. Il cliente non overclocca, quindi comunque sia... Dai, che si è fatto fare 6008? Guarda, è stata una richiesta un po' strana, nel senso, lui è entrato e dice: senti, io voglio più del 7007. Ma che ti serve? No, io voglio più del 7007. E a quel punto io glielo provo a spiegare. Allora, però non è che posso sempre... Aspetta, visto che comunque è lecito che... No, comunque, no, giusto. No, ti vengono un po' di dubbi a guardare questa build anche con le RAM, no? No, adesso vi spiego perché. Spiega un attimino. Allora, bene. Innanzitutto, io la prima cosa che ho cercato di fare è andare... Vado io, parla. La prima cosa che ho cercato di fare... Adesso switch, così mi vedete. Mi metto anche comodo. La prima cosa che ho cercato di fare in assoluto è stato, diciamo, distoglierlo dal fatto di portarsi appresso la scheda video, perché il ragazzo aveva comunque sia un bel budget. Allora gli ho detto: metti pure la scheda video nuova, perché comunque la 970 è una bella scheda, però a oggi su alcuni giochi fatica un po', specialmente se prendi un bel processore. Lui ha detto: no, io sul processore non voglio risparmiare, la scheda la voglio tenere un altro po'. Io gli ho spiegato che così veniva fuori una configurazione un po' sbilanciata. Però la sua cosa è stata dire: comunque sia, io per adesso preferisco mettere un buon processore che poi non cambio più e poi magari vado a cambiare la scheda video successivamente. Quindi questo è stato il motivo. Non so perché, perché sostanzialmente il PC non era nostro prima, cioè lui l'aveva fatto per conto suo. Non so perché c'era stato messo un alimentatore da 1050 watt, perché pure quello è uno spreco. Poi speriamo pure di poterglielo rimontare bene, perché comunque si ha perso parecchi cavi, cioè i cavi non sono tenuti, quindi gli mancano parecchie cose. Lui comunque su scheda madre del processore non ha voluto badare a spese in nessun modo. Ripeto, ho provato a spiegarglielo, però purtroppo certe volte quando entrano persone molto con le idee chiare, noi gli possiamo solo suggerire il meglio, ma non possiamo imporgli quello che faremo noi, sostanzialmente. È meglio un 5820 forse, Alessia, o un 77K. Guarda, il 5820 sullo streaming è più performante, perché comunque senza che dal 2011 a livello di video lo gestisce molto meglio. Noi l'abbiamo usato per un bel periodo e ti posso dire che con quello riuscivamo a uscire su tre piattaforme diverse contemporaneamente, già con quello, non in full HD, però ce la facevamo, cosa che con 7700K al momento almeno è impensabile. Da come lo dici sembra un... No, non ho detto questo, perché alla fine ognuno sceglie quello che vuole. Lui si era, diciamo, fissato che non voleva cambiare scheda video, non voleva giustamente cambiare l'alimentatore, perché l'alimentatore ce l'ha. Vi posso dire, io li avrei spesi diversamente, cioè io con un budget del genere avrei magari dato indietro la 970 oppure l'avrei venduta e avrei cambiato anche scheda video. Però è pure esagerato dal punto di vista. Sì, però lui dice: io voglio spendere quella cifra, gli avrei fatto un 7700K e lo avrei fatto risparmiare, perché comunque uno che non overclocka e quel processore è pure un po' sprecato. Però lui ha detto: no, io voglio spendere di più, e alla fine gli abbiamo dovuto vendere sto processore, che poi, diciamo, all'atto pratico neanche gli servirà. Certo, la cosa buona del processore del genere è che comunque la cosa che lui ha chiesto è una grande longevità, quindi comunque questo è un processore che per 7-8 anni non si cambia, ragazzi. Cioè, chi compra un processore del genere cambia magari nell'arco di 8 anni, cambia scheda video 3 volte, 2-3 volte, però il processore effettivamente non lo cambia più. Caccia al ferro. Sembri Zeb. È volevi! Mamma mia, ma è giusto così. Sì, io sbaglio a scrivere, mi do tutto io. Siccome lui mi legge, è qui, quindi legge tutto quello che dite. Ciao.
No, Aldo ha fatto un PC con chipset e CPU più potente considerato per lo streaming e una scheda video poco potente. Sì, in realtà lui vuole usare questa 970 per altri 6 mesi, un anno, così ci ha detto. E è un po' un peccato perché così comunque il processore non lo... Che vi devo dire, hai speso comunque una bella cifra per un PC e comunque con la 970 non ci giochi più a tutto, perché non, o comunque non puoi giocare più a tutto al massimo del dettaglio, quindi questa cosa bisogna considerarla. Diciamo che lui magari soffre un po' all'inizio, poi quando cambia la scheda video sarà messo alla grande proprio. Potrò fare ucciso... Sì, certo, perché no. Mi potreste consigliare un PC gaming su 1200 GTX 1080? Diciamo che no, nel senso che... Ma perché sei attivo nel... Perché è così! Ma perché non è attivo? Il problema qual è? Che un PC è fatto da 7, 8, 9 componenti, a seconda di quanti ne scegli. E la 1080 da sola si porta via circa la metà, quasi la metà del budget, che non è fare una macchina bilanciata, perché se su un PC da 1200 metti una 1080, per forza di cose devi andare a risparmiare su altre cose, tipo alimentatore, case, o schiera madre, o processore, e sono tutte cose importanti. Con la 1080 ci vuole un 7700K e questi due pezzi sommati insieme vai, ti proietti verso le 1000 euro e ti rimane troppo poco per fare il resto, è molto sbilanciata. Esami finiti. Ah, lui sei stato uno dei primi a fare gli orali in assoluto. Com'è possibile? Ancora devono fare la terza prova. Dopo, alle 8 del mattino ho avuto gli orali. Esami finiti, sono in vacanza. Sì, terza media. Terza media. Tu da un po' che non vado a scuola, Pio. Sei inutile che inveisci. E dove sta dietro? Sembra un gufetto, lo vedo. Ho visto che su molte schede madri non Z si può fare o C con C più K. Si fa un vero e proprio C o si tocca solo il base clock? Che tu dici si può fare, guarda, si poteva fare prima, adesso che io sappia no, però su questo è molto più un formato Stefano. Esistono giocatori interno per collegare un USB 3 su una scheda DCI. Il problema è che la scheda DCI, forse sbaglio, ma a occhio non ha abbastanza banda passante per consentirti di sfruttare bene l'USB 3. Quindi se fosse DCI comunque non arriverebbe alla velocità a cui deve arrivare. È per questo che le schede DCI USB 3 sono DCI Express. Noi salutiamo e ci andiamo a fare la pappa. È bilanciata, questa configurazione, che ho paura che succeda qualcosa dato che avete installato Windows. Certo, però calcola sempre adesso che poteva andare molto peggio. Detto sinceramente, noi una volta vista non pensavamo neanche di poterla far accendere. Stefano ci ha installato Windows da zero, quindi vi posso dire che almeno all'80% siamo sicuri che funziona tutto. Chi sta la terza prova? Sì, sono in terza media, ok, a posto, questa l'abbiamo chiarita. In effetti pure io ho il 7 5820K con 970, ma acquistato 2 anni fa. Ecco, il 5820K è un processore che tu ti potrai tenere almeno, e sottolineo almeno, altri 3 anni, perché comunque sia rimani su un buon livello. La 970 sicuramente dovrai cambiarla prima, questo se vuoi giocare ad alti livelli, perché la 970 oggi non basta più, o comunque inizia a fare fatica su alcuni giochi, poi dipende sempre a cosa giochi e su che monitor. Non parlare di esami, scrivere tracce. Vabbè, dai, su, scrivendo una buona, da Stefano ogni 3 parole ne sbaglia 4. Il cane per le video, ma non è vero, quello è il cane di Vivox, se lo porta sempre appresso perché sono inseparabili. Infatti adesso se ne sono andati entrambi. In Italia sei l'unico negozio informale che mi ha un canale YouTube. In realtà no, cioè noi abbiamo tanti nostri colleghi che abbiamo visto che hanno provato a lanciare un canale o che hanno un canale, che magari fanno meno attività o comunque sia, noi cerchiamo di farvi vedere il più possibile, però il negozio non è sempre possibile, perché non, tante volte non c'è il tempo di farlo, quindi magari oggi questo è un PC che abbiamo potuto fare con calma, c'era poco lavoro, abbiamo fatto la live, altrimenti avremmo fatto un video, però poi diciamo che ci siamo anche organizzati abbastanza bene sia nell'angolo del laboratorio che con le webcam che con tutto il resto. Ormai inizialmente facciamo fatica, adesso riusciamo a fare tranquillamente 3 video a settimana e non vi nascondo che riusciremo a farne anche di più, però così diciamo riusciamo a farli stabilmente, secondo noi di qualità e senza stancarci, quella è la cosa importante.
Ah, Pivox dici che è per i click? Pivox non ha un canale, non ho capito il nesso. Io ho preso 8 nel tema d'esame. Bravo, mi fa piacere di andare bene, perché nell'altra live avevamo chiesto parecchi, in realtà sono stati bocciati, abbiamo una media di bocciati un po' alta nel canale secondo me. In questi giorni potete provare a ascoltare un pochino per vedere se va tranquillamente. Sì Alessia, il problema è che ci vuole un processore serie K che possiamo utilizzare, non è così semplice trovarne, perché noi per fare le prove abbiamo un Celeron che come immaginerai non si overclocka. Quindi appena ci capita un processore che possiamo usare, magari usato un ritiro o qualsiasi, e possiamo magari con la scusa di testarlo anche per toccarlo un pochettino, te lo faremo sapere. Comunque a oggi ti posso dire che se va come penso io, cioè che hai soltanto quei due banchi che non vanno, alla fine esistono pure banchi da 12 giga, quindi virtualmente puoi anche andare a 32, non puoi andare a 64, ma diciamo che per come si era messa la questione ti andrebbe proprio di lusso. Niente, qui mi hanno rapito con le domande. Forza ragazzi, che è tantissimo, cambio, sono 7:10. Stasera sono una cena. Ma si accollano. È una maniera stasera. No, non te, si accollano. Vedi che case serie? Guarda, switch a gamma, guarda i case serie che ti danno, altro che porta scatolette di cartone. Questo è un case serio che ti dà la scatoletta, quella ignorante gagliarda con i scomparti. Ma perché te, se io stavo. E è calamitata, ragazzi. Non ho ci voglio vedere. Che stavo rispondendo. È calamitata, guarda qua che cosa ti faccio vedere. Questi coltelli sono affilatissimi. Ah, non era lo spot di coltelli. A posto. Stavo a 85 spettatori, ti hai dato te 72 a far cagare. Ah, raga, me ne vado allora. Monta loro la tua PC. Vai, lo spendi. Io consegno la settimana prossima. Forza. Abbassa un po' la musica, ok, esegui immediatamente. Allora ragazzi, mentre il buon Fabio parla e interloquisce con voi, voi potrete assistere all'assemblaggio di questo computer, va bene? L'ho abbassata, fammi sapere se va bene o se è ancora troppo alta. Ma la scheda video è discreta, di un gradino più bassa della 1080. Non c'è niente sotto, c'è la 1070. Non c'è la 1075, non l'hanno inventata. La serie dell'Hackintosh esce solo domenica, sicuramente ho scritto sbagliato. Sì, e ti confermo, esce solo domenica. In questo momento abbiamo finito oggi di registrare la puntata numero 5, quando voi domenica questa vedrete la numero 3. Siamo sempre due puntate avanti, però stiamo facendo parecchia fatica, perché siamo veramente. Abbiamo trovato una serie di difficoltà che ci hanno anche un pochettino snervato. Snervato e stimolato allo stesso tempo, questo lo devo dire. Wow. No, no, ma Daniele, la 970 va bene, va ancora benissimo, però su alcuni giochi, su alcuni monitor, se sei molto esigente non va più bene. Che smonta? Questo è bello, questo sto case. Questo è un Maker 5 wow, T. Questo è top case, ragazzi. Guardate che case, bellissimo. Di lato, vai, tour del case. Di lato, finestra. Guarda che gagliardo, guarda. È finestrato anche dall'altro lato, però è molto fumé. Come cosa, attenzione, c'è scritto fragile, quindi bisogna fare attenzione. Qui ci vuole la chiave, i codici, la password di lancio nucleare, però questo qui non si apre, ok, però questo sopra si sghiaccia. Aldo, non ho letto che case hai, se mi dici che case hai ti rispondo. Maker 5, no? Intanto si sghiaccia tutto. No, ha chiesto, vale la pena cambiarlo, ma con cosa? È talmente grosso sto case che non riesco a farvi vedere. 5820K cammina più del 67K, Dipende! No, dipende! No, 5820K! Dipende! Sui giochi? Su tutto, credo. Non su tutto! Sono sicuro al 99,9. Dale, non su tutto. Sì, è vero, una 6 core e l'altro 4, ma è un altro socket, attenzione a fare i paragoni. Abbiamo le chiavi, ragazzi! Siamo in polide! Sì, amico gamer, gioca a livelli alti, magari in full HD e comunque non a tutti i titoli, Domenica ci sta l'episodio 4. C'è il 4? Allora stiamo uno avanti. E il 3 già è uscito. E allora. Ho messi male. Quando è uscito il 3? Oh? No, è uscito il 3 domenica. Aspetta il controllo. Se è uscito il 3 domenica stiamo messi malissimo. Stiamo avanti solo di uno. E una vuol dire che stiamo messi male, c'è il rischio che una dovremmo un po'. No, te prego, che ci sono qui? No, sì, è uscito il 3, c'hai ragione, mamma mia. Ma che stiamo messi male. Chiudi la live, via, registra.
Allora, intanto tolgo le paradie. Belle, comunque sono bellissime queste paradie. Sto Chris. Ah, tu c'hai Gen Maker 5? No, sì, dai, Gen Maker 5, le differenze non. Allora, l'abbiamo messo a nudo. C'è già un case recente. Questo è bello perché è rosso, perché da qui dentro fai una accoppiata con l'MSI e stai a posto. Ah, c'è il bugia holder. Ma questo non l'abbiamo mai montato noi. No, questo no, questo non l'abbiamo montato. Comunque, non perdiamo tempo. Sì, o poi se non finiamo, finiamo lunedì. Che non finisce cosa? C'hai un'ora e cinque minuti. Oh mamma mia, un'ora e cinque minuti per il caffè. Allora. No, i bench parlano chiaro, un 5820. Non credo. No, non sono convinto che stanno da essere. Adesso mi informo bene. Perché tipo per streamare il 5820K va meglio, eh. Cioè per quello dobbiamo mettere su cosa? Per streamare sì. Sì, la domenica 3 domenica dove avete tagliato quella. Ah, è il 3 domenica dove avete tagliato quella base del case, è vero? Sì, no, ero convinto perché nella mia testa siamo due puntate avanti noi, perché ci siamo tenuti un margine di due puntate, perché se poi troviamo l'intoppo almeno ci abbiamo tempo per recuperare. E invece in realtà non siamo quasi più avanti. Cioè noi praticamente in tre puntate ce ne siamo mangiata una, quindi siamo avanti solo di una. Male, malissimo. Male. Male. Questo è tipo Ikea, eh? Tutte le viti divise con scritto quello che è più male, guarda che bello. Side panel. Ma aspetta, il 5820K si overclocka a altissimi livelli, Sì, quello è vero. Ecco, no, non mi far dire. Non mi far dire. 5820K è forse solo per lo C. No, 5820K, guarda, noi l'abbiamo spinto a frequenze molto, molto in là. Non mi piace per niente, perché il vetro dalla parte. Ma se fai il cable management come lo fa Stefano non ti piace, ma se lo faccio io vedi che ti piace. Perché mandi in giro queste cose che non sono? Perché chi è. Ragazzi, seriamente, no? Chi è più rifinito dei due? Senti, cioè, ma si vede proprio. Te l'hanno visto solo trapanà e tagliato. Sì, e ma buca. Si vede. Ma che si vede? Ma si vede da una serie di cose, no? Non tu fai il lavoro quello grossolano alla fine. Prende male una configurazione che regga il 4K con dettagli ultra su Destiny 2. Se la vendiamo, ti dice, se ce la fanno fare, sì. A Twitch. Di dove siete? Roma, Poke Brain. Perché Poke Brain? Non so. Non si chiede a lui. Allora, intanto sto mettendo i piedi. Tastiera meccanica Switch blu valida, HyperX e Loi FPS. C'è la recensione sul nostro canale, vattela a guardare. Di corsa pure. Masterbox 5 Lite, bravo, vedi che sei informato. È uscito veramente adesso, ci arriverà settimana prossima. Costo basso e a quanto pare è fatto molto bene. Adesso quello appena ci arriva faremo sicuramente, e sottolineo sicuramente, un unboxing. Perché mi guardi? Perché sei tu l'esperto dei case. Ah, ok. I case come il vetro. Ragazzi, mamma, non riesco, non faccio un tempo a leggere. Case non mi piacciono gli arbusti, dico la verità. Hanno fatto un po' il tempo loro, secondo me. Sono un po'. No, non posso insultare nessuno. Sono un po' troppo truzzelli. Truzzelli stanno truzzelli d'occhio. Porca miseria, no. Oggi vedremo Stefano, miglior piastrellista dell'Italia, a assemblare un PC di corsa, cheat Piero Angela. Sì. E adesso possiamo vedere l'alimentatore come lo montiamo all'interno. Senti ragazzi, chi ha seguito su Telegram ieri gli sviluppi della scheda madre di Alessia? Gli sviluppi si dice. Mamma mia. Cioè pure prima o poi, guarda, mo tu aspetta io divento ricco, poi ti giuro ti pago un corso di edizione. Sì, sì, come no, parlerò così, peggio di così allora arrivo a 40 anni. Allora, quando diventerò famoso e dovrò andare in televisione, allora vado a studiare un corso di edizione. Come fai? Come bro del tubo? Io sono Fabio e lui è Stefano. Non usiamo i nickname qua, i nostri nickname in game sono Supremo io e Iron Jago lui, cioè, quindi non usiamo i nomi normali. C'è senso, qua. Supremo lo capisci subito la modestia che scorre in me, scorre proprio nelle mie vene. Iron Jago, che nick è? Tipo, non lo so, un Jago incazzato, che è? Un Jago da metallo.
E poi alla fine è quello che è, perché sono tutto da metallo. Però questo link ce l'ho da quando ho tipo 14 anni. Ma perché il Jago? Stefano c'è la fissa con il Jago. Non è che c'ho la fissa, mi piace, perché chiamasse Tart Iron non era, no, non era molto figo. Tartle Iron. Ma poi cambio nickname. Tartle Iron, faccio fare un disegno con la tartaruga col guscio di metallo e il reattore Arc sopra la schiena. Mamma mia, ragazzi! Allora, mettiamo il tartaruga, io sto montando, va? Tastiera a membrana sono più silenziose, vero? Sì, però ti dico, se vuoi una tastiera silenziosa meccanica, prova quelle con i tasti bravo. Questa fa benissimo la tostata. Ragazzi, a me, figura da loro. 6.800k, adesso qui. E che stanno a mangiare dopo? Visto che stiamo presunta a dieta, oggi c'è il giorno di sgarro, spero. No. Oggi si mangia ciccia. No, basta, bistecchina, verdura grigliata. Guarda quanto è piccolo questo processore. Attenzione, 6.800k. Ho visto sul gruppo di non so quanto stava parlando ieri. Ma Stefano al massimo farà le guide su come mettere le piastrelle a muro. Giusto. I giochi sono dei bei rettili. Sì, è vero, ci sta. Allora, stavo morendo dentro. Lui intanto faceva solo enigmista. Quanto mi sono divertito ieri, ragazzi. Quanto mi sono divertito. Chi non sta su ancora, chi non ci segue ancora su, perché siamo tanti, ma non so se state tutti su Telegram. Cioè abbiamo il gruppo Telegram, ragazzi, dove ieri per riparare la scheda madre di Alessia Without a Trace, quel nome lì che fa la nostra moderatrice praticamente, tutti gli sviluppi e comunque quello che è, si è visto tutto su Telegram. Quindi chi ancora non ci sta, direi joinate, voi magari si rinziate il gruppo se vi danno fastidio i din din din, ogni tanto entrate e scrivete qualcosa. Comunque sì, che è un gruppo un po' spammerino, tra Alessia, Davide Murru e quell'altro 2-3. Sì, si spamma, però è pure bello che è bello attivo, quando ci vai comunque una letta, passi il tempo, no? Quindi comunque è carina come cosa. E poi comunque potete chiedere consigli. Sì, o se... Antonio, sicuramente li avremo, questo mi pare ovvio. Insomma, diventa una bella community, quindi comunque... Ciao Black Vasco! Allora, io intanto ho montato l'alimentatore, possiamo zottare questo? No, tutti uguali. Niente. Andrea, noi, vedi, questa è un po' una sfida. Ci credi che io e Mentì li ho anche caricati nel sito? Perché io in realtà ho preso la mano, però nessuno... Sarà un caso, è ovvio che se vieni noi ti spingiamo Intel, però se viene, ciao, ho visto una configurazione AMD, va bene, la facciamo. E ancora non ne ho fatta una. Non è colpa, cioè non potete prendere con me se Ryzen non sta prendendo piede, giusto? Giusto. Perché lo so, purtroppo tu gli sei fatto la brutta nomina che... Oh, è entrato un ragazzo prima, faccia, avete un RX 4 che voleva? 4,70? No, 5,60. Sì, 4,70. Vabbè. Non le, cioè, se il decimo negozio dove vado non le trovo da nessuna parte. Fatti due domande. Io se vuoi la ordino, ma la pronta consegna no. Fabio, fallo tu il cable management. Lo potrei fare. Sì, sì. No, devi stare a vedere il discorso con il Crystal 570X che il cable management ho tirato fuori. Ancora questa cosa. Tu a forza dirlo, tu fai credere alla gente, sì, cose non vere. Cose non vere. Taci. Sì, la cosa che hanno dato adesso è vero, perché c'è appena uno scrive un problema ci sono 7-8 persone pronte ad aiutare, questo è vero. Funge un po' da forum rapido dei problemi. Ma noi della community è carino. Abbiamo anche questo bellissimo Samsung 960 Evo M2 NVMe. Sì, Malik, lo puoi fare, certo non è il massimo della vita, io poi sono uno di quelli fissato che le RAM devono essere uguali, addirittura la stessa revisione del chip. Figure. Però perché. Però niente, se l'hai rimediati metti, li che te lo dici. Però non ci manda foto, sennò se non vuoi essere insultato, no? Mi sa che finché non fai vedere la mob accesa, Alessia dorme, non dorme, sono. No, vai tranquillo, funziona, fidati. Sapete come rimuovere dal PC Bitdefense? Cos'è? Bitdefense. È tipo un anti-malware che in realtà è un malware. Però dai, mi è bastata la foto dove ha mandato a video. Ah sì, certo. Beh dai, su, almeno bel servizio. Confermo, alti livelli. Io Max, non tu faccio fatica. Tu riesci, alti livelli cielo qui davanti. Ah, te lo spiego io. Dove ha scritto sta? Max, qua, vai. Aspetta, vai. Alti. Confermo, alti livelli, ce l'ho qui davanti. Cioè, è facile da leggere, non è complicato. Si ha tanti cosa? Non lo so. Pure Malik, lo Malik, fare. Comunque, il case che ha attirato di più la mia attenzione è il 500H. Che non so che case è.
Da ciò che vedo sembra che la scheda di Alessia procede, sì, procede anche troppo bene. Cosa ne pensate della settima generazione dei Pentium? Beh, hanno ripreso parecchio, questo va detto, che comunque era un processore un po' bistrattato, diciamo che col fatto dell'hypertrading era un bel boost, ce l'ha avuto. Poi ragazzi ovviamente dicono, si può usare adesso anche per gaming? Sì, per Minecraft sì, però sempre in Pentium, ma adesso... Dai! A Cesare quel che è di Cesare. È un antimalware, ma non riesco più a toglierlo, evidentemente non è un antimalware. Usavo la prova tipo i programmi, quelli che ti aiutano a disinstallare i programmi. Prova Revo un installer. Revo sì, un installer, da un installer, Revo un installer. Allora, pensare dello Zamman, dammi io un caffè, dello Z11 Neo, io ti rispondo, se Zamman è fallita ci sarà un pezzo. Hai capito? Ciao, mi sono iscritto da poco e ho visto alcuni degli ultimi video caricati, quindi siete riusciti a sistemare la famigerata scaramare con i piedini? Sì e no, vedi, perché Oliva non sei nel nostro gruppo Telegram, ieri Stefano ha messo un sacco di foto in quel gruppo, diciamo, VIP, e diciamo tutti hanno potuto seguire un po' le vicissitudini di quella scheda. Alla fine siamo riusciti a farla ripartire con due banchi di RAM soli funzionanti, però diciamo che per adesso non abbiamo trovato altri difetti e questo ci fa stare sicuramente meglio. Stefano, sono il ragazzo che ti ha chiamato per l'acquisto della scheda madre Z97 Krite, quindi sì, a Pescara. Vedi, io non sapevo, io l'ho la tua scheda, allora ti posso dire che l'ho imballata e spedita io stamattina. Vedi? Quindi ti arriverà lunedì, peccato che c'è il sabato di mezzo. In realtà domani, se conosci il centro SDA dove c'è lo smistamento nella tua città e te la vai a prendere, te la danno anche. Vieni così e poi ce l'ha davvero. La verità. E metti in arrivata? Arriva. Domani sta a pescare prima. Il problema è che fino a lunedì nessuno gliela porta. Lo so, vabbè, aspetta un giorno. Meglio un Pentium G4560 o un i37100? Che domanda 37100. È Alex? Lo sai, la sai già la risposta. Meglio una Panda o un Ferrari? Vabbè, ma non è quello proprio il paragone. Vabbè, meglio una Panda o una nuova Punto? Una nuova... giusto, questa, Pensavo che avrebbe alzato la Panda, comunque avrebbe abbassato l'altro. No, non ha abbassato il Ferrari. La Panda non si tocca. Non lo so, forse Aldo aveva bisogno della 097 per un motivo specifico. Sì, forse lui ha un sistema, rotto. Non gli andava di cambiare tutto, questo era il motivo. Ma oggi ragazzi, se hai un 4790, un 4770 e ti si rompe la scheda madre, secondo me ancora vale la pena cambiare solo la scheda madre. Poi vabbè, entra gente e fa, c'è una scheda 775, io c'ho un 9550, guarda, lì proprio. Oh, ma è quad core, è quad core, io ci faccio, ancora tutto. Poi ti dice, mi ci gira tutto, beh, è un po' difficile, giochi di tutte, io gioco tutto al massimo, io non so, gente la vorrei da casa. Sì, sì. Però vabbè. Poi magari c'è un monitor 4 terzi a 1080. E per quello giochi tutto al massimo. Meglio una Panda o una App Store? Non lo so. Fa poco che poi andiamo a fine zona con le restrizioni, Capito? Oddio. Buonasera Gianluca, scherzo ovviamente. Meglio una Panda o una... Ma poi sai che c'è, ragazzi, che alla fine è sempre meglio fare tutto nuovo. Cioè io ti potrei dire, anche se c'hai una macchina da 5 anni e buchi una ruota, può essere un'occasione per cambiarla. Poi bisogna sempre vedere... Sul piatto la bilancia, Ciao, scusate, ho un MSI AG27 One e non posso fare il disco di ripristino. Ma in teoria non ti serve perché quelli hanno la partizione di ripristino, mm-hmm, alla quale accedi, mi sembra, con F11, se non mi ricordo male. Quindi sostanzialmente poi appena dici, non dici disco, se dici disco e ripristino insieme, Stefano si innervosisce, perché vuol dire che devi fare un CD. È partito il vecchio proprio dentro, sai, lì proprio non si fanno ripristini, ragazzi, si formatta! Oh! Oddio! Ho ordinato un i575, doveva arrivare oggi, ma hanno rapinato il corriere, che fortuna che ho! Mi spiace, è brutto di acquistare online. PC Gaming, ecco, io sento, io sto un po' indietro, con la chat, devi scrollare, Non scrollo niente, io sto indietro col PC. Sto visto, c'ha due prese USB frontali, perché c'ha quattro prese USB, davanti, quindi c'ha due cavi. Ciao! Qui è possibile ordinare Questa sarà lunga quella di Fabio, già lo so, già ho sentito andazzo.
quindi preparatevi raga, per un periodo c'è stato solo io. Allora leggo, intanto ho collegato USB 3 frontali, come vedete qua, al di là del 24 mm, che poi questo lo rimandiamo indietro così. USB 3 frontali sono una e una 2, questi sono i VGA holder per reggere la scheda video, 2 giustamente. E anche grazie per i complimenti per il cable management. E poi aspetta che Fabio non ha più scrollato, quindi non si è più mosso. Dov'è? Ciao ragazzi, cosa ne pensate della piattaforma X299 di Intel? Ah, hai sentito Oliva, eh? Hai sentito, hai ascoltato, eh? Intel qual è la disposizione di mob CPU di questa piattaforma? Che ne pensate di Ryzen? Ragazzi, le domande sono diciamo un po' consumate già come cosa. Allora, la nuova piattaforma vedremo, io ho visto i benchmark, diciamo che per lavoro sarà un'ottima piattaforma sicuramente, perché batte anche il 6950X, quindi comunque sia il progetto, parlo del 7900 Scale X. Se per te vale la pena fare un ride, dipende Enzo, e quindi bisognerà vedere, arriveranno disponibili in negozio, non so se prima, perché comunque fra una settimanella più o meno, non so quando le prenderemo perché siamo sempre incontro all'estate, quindi so che sia bellissimo. Per Ryzen ottimo processore, però i giochi ancora non sono ottimizzati per comunque sia così tanti core, comunque per quel tipo di architettura, e quindi ancora si preferisce Intel a quel tipo di piattaforma. Però per lavoro devo dire che hanno fatto un buon processore, perché con il costo che ha riesce a battere la concorrenza di Intel, che ha un costo leggermente superiore, anzi tante volte anche di più di leggermente, perché aveva il predominio del mercato, quindi comunque comandava lei, diceva i prezzi. A voi giocate? Sì, certo che giochiamo anche PC Ultra Assemblare, gioco a Counter Strike, PlayerUnknown, insomma, questo case è bellissimo. Le PC Express funzionano, ancora non te lo so dire Alessia, penso sicuramente di sì. Sì, perché comunque c'ho montato una scheda video per farlo andare a video, quindi quella lì dove ho la scheda video funziona. Che pensate di Vega che usciranno? Sì, Vega sì, però comunque ne parlano tanto, ma non so di per certo, non so ancora come andranno, quindi vedremo quando escono. Secondo voi ha senso effettuare il cambio da X99 a X299? No, secondo me no Aldo, perché comunque i nuovi processori X299 è un restyling del primo, non è una nuova generazione di processori, quindi comunque non è che le hanno stravolti, quindi non sarà tutto questo incremento. Se hai comunque un buon processore su tipo questo insieme all'8K non ha senso, non avresti questo boost passare a un altro processore, però la spesa è alta. Ciao Stefano, ciao grandissimo, ciao. Guarda come Stefano quando parla di AMD parla a bassa voce. Sì, è vero, rank su CSGO siamo WK o MG2, però comunque più o meno siamo là. Fabio era più alto, poi giocando poco perdi un po' il rank. Che PC ho a casa, fra un po' lo porterò, poco prima dell'estate porterò il mio PC perché lo devo soffiare, tanto adesso sono in procinto di fare un trasloco, quindi lo porto. Ora vi faccio entrare in scena, rimane dietro le quinte. E quindi lo porterò e ve lo faccio vedere, faccio un tour del mio PC, quindi tanto lo devo soffiare, pulire. Voglio spostare il raffreddamento a liquido, perché io ce l'ho messo in un modo, ma penso che lo girerò al contrario, metterò l'evento da vista e magari cambio anche l'evento con l'occasione, le metto illuminate, a LED, RGB, non lo so, adesso vedremo. Però qualche cosa ci faccio, quindi quando lo porto ve lo spiego bene, però già avevo detto insomma i componenti che avevo. Negozio a Milano, altrimenti non lavori, garanzia di vari componenti, vale il nostro tempo di mano. Guarda Luca Ghiatti, per legge la garanzia è 2 anni se fai lo scontrino, con la fattura è 1, e poi ci sono dei componenti che sono garantiti o 5 anni o a vita o 3 anni, quelli tu con il negozio hai 2 anni di garanzia con lo scontrino, vai sempre da loro. Superati quei 2 anni, se ci sono componenti che hanno garanzia estesa, vai direttamente alla casa, quindi contatti direttamente dal sito. La migliore 1070, vabbè, la Gaming X è un'ottima scheda madre, la scheda video, la migliore è la 1070 del MSI. Poi ci sono tanti, c'è la Strix, c'è anche la versione da Gigabyte, quindi comunque ce ne sono diverse, però più o meno stiamo circa intorno a quel livello. Guardate che serve? Intanto procedo un attimino. Questo qui è il cavo per alimentare la CPU, l'8 pin. Poi
4790, 1080, 16 giga e H100 se non erro. No Enzo, io ho il 6700K con la Zella 170 che è in Pro Carbon, 1080, 32 giga di RAM, 2004 e l'H, il 110 IV2. L'H100 IV2 o l'H110, non ricordo adesso, però è quella. E poi c'ho l'SSD, c'ho questo qui, mentre c'ho questo, il 960 EVO. E il Seasonic come alimentatore, 650 Gold, X650 Gold. Il case è un S340, non la versione Elite perché non esisteva quando l'ho preso io. E c'ho un monitor 144Hz 2K da 27 pollici, quello dell'Asus, il 278, lo Swift PG278U, pare che si chiama. Allora, messo questo, dobbiamo montare rapidamente al liquido. Intanto mi consiglio un po' di dissipatore ad aria ed uno a liquido per il 7-7. Allora, Marco Rossi, se vuoi mettere un buon raffreddamento a liquido, no vabbè, ci siamo vicino Enzo, ti sei ricordato, se vuoi mettere un buon raffreddamento a liquido ti consiglio di metterne uno con, per il 7700 che scaldicchia, non mettere tipo questo l'H600 ma metti l'H1200, quindi il radiatore da 240 che sicuramente hai una dissipazione maggiore, quindi ti consiglio di mettere quello. Per quanto riguarda ad aria, non lo so, ad aria puoi vedere, se non vuoi puoi prendere un Noctua, puoi prendere anche l'Hyper 212 Evo della Cooler Master, però ce ne sono diverse ad aria. Cos'è quel pezzo rosso sopra il case? Questa è una griglietta che sta sotto la maniglia, aspetta te lo faccio vedere da qui, una griglietta che sta sotto la maniglia, questa qui è una griglietta di plastica, alluminio, plastica, sembra plastica, che sta avvitata, quindi andrebbe svitata, ma togliendo questo si svita tutto, togliendo queste vite. Tanto adesso lo faccio perché non lo so se la metto dietro e questa la metto sopra, adesso vedo come metto, perché tanto il radiatore singola ventola sprecata una 1070 con 75Hz, no in realtà no Capitan Spark, perché alla fine giochi con 75Hz che è un po' meglio del 60Hz. Ma aspetta, questa la metto qua che sto in piedi. Ma comunque sia hai la possibilità di mettere dettagli alti ovviamente su tutti i giochi. Il 7700, questo qua, l'H600 Pro, quello che sto montando adesso, Gold Gamer, un distributore a liquido abbastanza economico, questo qui se costa meno di 60€, quindi comunque ne vale la pena, anche perché meno di questo non compri nulla veramente. Allora questo intanto lo vado a montare qua. Allora, questo lo devo mettere, questo è su Socket 2011, quindi non mi servirà il backplate, ma tu visto che sei tecnica degli sconti se acquisti dei componenti o cose simili, in che senso Jack? Se acquisto qui da me o se la 1050 Ti è una buona scheda, quindi c'ha una buona scheda che non costa molto, che costa poco intorno ai 160, 180 euro, 180, dipende dal modello. Però è una scheda che ti consente di giocare a tutto e non costa molto, quindi comunque sia quella è una buona scelta, dipende sempre da uno che il budget che ha, c'è sempre di meglio, ma però non si dice, ma o si può dire, mi sono innamorato del mio Deep Pool 120. Michele considera che le RAM superiori al 2004 vanno nel canale Z. Allora le RAM devono andare, per me il PG278QR, io penso che c'ho il Q, non il QR, è solo Q il mio, PG78Q, che è un ottimo monitor, che posso dire, si vede benissimo, si vede da paura, è veramente veramente ottimo. Allora, Socket 2011, dobbiamo mettere, questi qui sono i supporti per, no, non vedete, questo per il 2011, deve essere LG 75. Sì, lo puoi fare, certo, il 21 noni, quindi quanto è? 34 pollici? È un... certo, dipende se giochi a giochi FPS oppure no, per l'FPS è quasi ormai determinante avere un 144Hz, perché chi lo prova, poi una volta che l'ha provato non riesce più a tornare indietro. I prodotti li prendiamo naturalmente dai fornitori e siamo fornitori ufficiali, quindi lo compriamo dal distributore italiano che quel marchio ha selezionato per distribuire sul paese, quindi compriamo direttamente da canale ufficiale, quindi come ne so, faccio un esempio, Nvidia spedisce a Tizio, che è il
distributore italiano del marchio scelto da Nvidia e noi compriamo direttamente da loro, quindi abbiamo il canale diretto con Nvidia, per quello a volte potete trovare dei prezzi leggermente più alti rispetto a quelli che si trovano online, perché poi in alcuni casi, in alcuni frangenti, viene un po' meno il servizio di garanzia, di assistenza, i tempi di attesa per RMA, eccetera eccetera. Iannello, ci abbiamo il buon Iannello. Devo entrare, Stefano. Puoi entrare in scena se vuoi. Mamma mia, ragazzi. È venerdì e come ogni venerdì io vengo a trovare il mio caro amico Stefano, che è qui sempre impegnatissimo. Stefano. Oh, vuoi Iannello? Non ti trovo mai libero. Non mi puoi trovare libero? Sempre impegnatissimo. Facciamo vedere buon Iannello, eccolo qui dalla minicam. Salve, oggi con la maglietta Miami, perché andiamo un po' estivi, estivi, no? Oramai è entrata l'estate. Noi dobbiamo essere molto estivi, è giusto, esatto. Mi sembra giustissimo. Cosa stai montando? Stiamo montando un bel PC con socket 2011. Mm-hmm. Questo penso che lo metto qui sopra, radiatore. Questo è come il tuo, l'H600. Ah, hai visto? Sì, ecco, sì, questo lo mettiamo così, sì, lo mettiamo sopra, così lasciamo la ventola della parte posteriore. È un bel case. Questo qui, ecco, questo è un signor case. È un signor case. Questo è proprio un signor case. Devo dire, questo vetro temperato destra e sinistra, è veramente, veramente un ottimo case. Allora, come mai da queste parti? Ci sei venuto a trovare, visita di cortesia. Certo, io venerdì passo sempre. Ormai lo sai, è pezzo fisso. Giusto. Bravissimo. Io intanto intrattenevo mentre montavo. Sì. Ragazzi, potete rispondere a Loredana che chiede qual è il miglior monitor a quella risoluzione 2527 pollici, che comunque arriva a quella risoluzione. Il resto io fanno sembrare mani esperte, volevo sapere quanto è il prezzo onesto per un montaggio, perché mi sta... Allora guarda, se acquisti in quel negozio direttamente, il negozio di Milano, dipende quanto ti chiedono, ti possono chiedere 50-60 euro per montare un PC. Se tipo noi non lo facciamo pagare l'assemblaggio, se i componenti vengono presi tutti da noi naturalmente, però un prezzo onesto più o meno è quello. Se no, se ti chiedono tanto, puoi pensare di acquistarlo da noi, se ci sei dentro, se vedi che i pezzi, quindi i marchi che trattiamo ti possono andare bene, o comunque ci scrivi con la lista che vorresti, noi ti facciamo un preventivo. Magari pagheresti solo la spedizione del case, però non paghi né l'assemblaggio e né magari l'installazione del sistema operativo, quindi tu quello andresti a risparmio, e potrebbe darsi anche che i pezzi ti corrispondano. Quindi tu quello magari pensaci un attimino, e dicevo a... mi è scappato già, è passata la chat, è andata via. Drago, insomma. Allora, con quale System Pump Fan C più Fan, eccolo qua. Ci abbiamo C più fan, poi mi servono le viti per avvitare questo. Questo devo mettere così. Sei precisissimo. Allora, sono precisissimo, vero? Sì, assolutamente sì. I migliori sono gli Acer Predator 294, 4 millisecondi G-Sync, i ROG sempre. Allora, aspetta Davide. Dipende dal modello che prendi, perché io, per dire, il mio è G-Sync 144, 1 millisecondo con pannello TN e da 27 pollici 2K, quindi comunque è un monitor che gli vuoi, è un millisecondo, ma è TN il pannello. Gli IPS possono essere buoni, ma per il gaming è difficile, poi che arrivano a 144, se ci arrivano, comunque poi dipende sempre a cosa ci giochi. A me per gaming a alta velocità, quindi FPS o giochi di auto, preferisco un pannello TN, che comunque sia, non mi serve i colori siano fedeli al 100%, ok? Allora, messo intanto, io vado avanti mentre chiacchiero, chiacchiericcio, Allora, ho messo questo sopra, questo collegato. Questo è un PC impegnativo, Ianni. Lo credo. E questo qui, sì, questo c'è un ottimo processore. E poi comunque il case, per montarlo bene bisogna impegnarci. Perché l'importante è anche la pulizia del lavoro. La pulizia del lavoro, questo è veramente fondamentale. Poi con i tempi un po' corti oggi, quindi siamo un po' così. Ragazzi, è il momento del bidone, qui ci va più pasta termica al centro, perché la superficie della CPU è enorme, hai visto quanto è grossa questa CPU? Butta un occhio dentro, butta un occhio dentro.
mamma mia, questo è il socket 2011, quindi è il socket quello superiore di Intel, questo è il 6008K, un ottimo processore, bello pure ignorante, vedi slot di RAM quanti c'erano, c'era 4 a destra, 4 a sinistra, quindi questo c'era 4 qua e 4 qua. Questa è classica scheda madre per, chiamiamolo workstation, dai. Fino a 64 G. Fino, no? E più. Fino a 128. Fino a 128. Sì. Arriviamo a 128. Sì, sì, tutti i banchi da 16. Immaginiamo come, cosa si può fare con 128 giga di RAM. Renderizzi. Solo quello fai, perché il resto te ne bastano 16, ormai 16.32 stai al massimo. Allora, non era 3004 per 1000, quello è 4K, no? Allora, io intanto sto qua, sto avvitando questo, voi state parlando di monitor. Oh, come no, mi sento solo, no, non utente 98, non è che sta, oggi sì, ti hanno un po' abbandonato su Twitch, non so perché, oggi c'è meno gente su Twitch. Allora, mettiamo questo in posizione, sperando che non mi cada niente. Ma io vedo che qui sono arrivate le polo. È vero, Gianni. È arrivata la mia polo? Quelle sei mia. Ah, ecco, ok, benissimo. Però sono arrivate, sì. Sono arrivate le polo. Sì, è vero. Sono un po' scomodo in questo modo. Allora. Fabio, sono arrivate le polo, non mi hai detto niente. Quando devi vedere il messaggio? Non c'è il tempo. Messaggio, sono arrivate le polo. Allora, aspetta, ma questo è un attimo, ragazzi, se no non riesco ad avvitare il... Questo è tosto, arrivo, Se no, 2004 non è 4... Ah, scusa, no, ho letto male, che sto un attimo impicciato. Non sto seguendo proprio il discorso, vedete, è imbroccati a parlare di monitor. Ho letto 3000 e 4K. Oh, sono riuscito a mettere la seconda vite del raffreddamento al liquido. Alla ricerca del... pure i trick! Non serviva l'estensione. Montare un computer in freestyle. Freestyle. Infatti vedi, già mi sono perso. Non mi vuoi vedere, ok. Allora già detto migliaia di volte, ma come mai la pasta termica sul processore la spammi con il dito anziché il classico chicco di riso? Perché qui se ci metto un chicco di riso si fa la fame questo processore. È talmente largo che non gli basta. Comunque no, noi abbiamo sempre montato da quando abbiamo iniziato a lavorare, quindi circa 10 anni, un po' di più pure a questa parte, sempre spalmata con il dito. E abbiamo fatto anche un video su YouTube all'inizio, e che non c'erano differenze di prestazione, quindi sul fatto dei diversi tipi di spalmaggio della pasta. Quindi ho detto che era lunga, sì, stanno a friggere un po'. Allora, Stefano, consigli su come trattare la scheda madre al momento del montaggio. Allora, adesso dovrei avere una cura, ma maniacale, proprio maniacale, quando andrai a mettere la CPU all'interno, perché dovrai stare molto attenta quando la vai a appoggiare, quindi poggiarla e zitta, chiudi piano. Veramente è bravo, il dito ne sa. Quindi solo quella di cura. Il resto, una volta che hai messo la CPU, procedi come qualsiasi scheda, quindi comunque non ha nessuna limitazione. Quindi potrai tornare a correre, potrai tornare ad andare in bicicletta, potrai mangiare tutto quello che vuoi, quindi mi raccomando, non ti limitare per paura di farti male, ok? No, prendimi queste due pasticche ogni settimana. Allora, questo lo mandiamo dietro, bene così. Poi intanto, che sto vista, non so come poggiare, perché sto vista è veramente grande. Allora, intanto questo messo in posizione, bello dritto. Oh, mettiamolo qua, così si vede dentro. E andiamo a mettere la scheda video. Così. Questo li togliamo. La scheda video è una GTX, una Strix, quindi una 970. Quindi questa ce l'ha portata lui naturalmente. La cosa è che questo cavo USB 3 qui
non va bene per niente. Questo lo togliamo un attimo. Questo va malissimo qua, questo lo faccio da sopra. No, questo non ci passa. C'è bugia holder, è questo, sorreggi schermo questo. Questo lo danno venduto a 5. Allora, è di serie per questo case, sì. Sì, per questo case si danno il doppio supporto per supportare anche uno slide. Quindi questo qui si piazza proprio qua, che già la regge bene, infatti non flette per niente. Vedete? Sotto come regge bene? Ma questo guarda che sembra una stupidaggine, ma penso che prenderà piede, eh. Comunque. Posso PC, se posso saperlo totale, ma questo mi sembra che è intorno ai 1600, considerando che ci ha portato lui la scheda, l'alimentatore e la scheda video. Alimentazione della scheda video, questa è alimentazione sana, va bene. Questa è l'alimentazione della scheda video, tutti i sono un po' old style, un po' sozzetti, però questi sì. Questa, mettiamo qua, e poi rimetteremo la scettina. Stiamo su, portare il tuo apposta. Poi. Per vedere le vite di sì, ricorda di usare il travano, cioè. Esattamente. Abitare la vite, scusa, due ragazzi stavo vedendo. Ecco, hanno sentito di là, hanno scritto Fabio versus Cina, e una certa dice ci hanno messo. Faccio tanto, fatica, cercavo. Mortini? Mortacci, ma perché siete antisemiti? Guarda che i cinesi sono rimasti tra i pochi. Sono il futuro, bravo, sono il futuro. Se comprano tutto, giusto. Oh, ma uno ci ha fatto un commento sul video troppo forte che Cannello quando fa le previsioni del tempo. Sì, Giuliacci, è dopo, in chiusura, ci stanno le previsioni del tempo. E sono anche serie. Oh, comunque tutte le volte, tutte le sante volte che io mi sposto, torno, ci stanno 30 viewers di meno. Ma perché questo, la gente se ne perché? Va? Ma la gente se ne va? Se ne va perché non va. C'ha da fare? Perché la gente vuole vedere cose tipo quella lì della foto di Fabio dopo che finirà il suo corso di allenamento fisico, perché giusto. Fabio adesso, dillo, è il momento di prendere seriamente. Ah, ok, dai, mo shoppo sto cosa, hanno rifatto lo sconto con lo shoppo. No, c'era ancora lo sconto. A me ieri me lo faceva prendere a prezzo pieno. Ma poi vai. Quando che allora. Non è niente, tu sei scimmia con voi. Ah sì, vabbè, quello lì te lo guardi dopo. Dicevo stai, non dovrei stare attenta mentre monto pure il dissipatore. No, mentre monti il dissipatore no Alessia, una volta che hai messo il processore chiudi, quello sta a pressione, non puoi fare danni. Sì, vabbè, la 970 questa qui, la Strix, è una scheda bellina, Lo vedi? Aspetta, di qua. Poi, io stato sto. Fammi vieni qua. 20, vedi. Poi, lo mette questo. Ma questo qua che ce lo collega qui? Lo mette questo? Sì. Ma che ce lo collega? Qui ci stanno i connettori per le ventole. E non c'è attacchi. Non c'è attacco? Però se non c'è attacchi questo che fa? No, controlla solo la ventola dell'alimentatore. Mettilo. Io metto? Va bene. Dato. 58 viewer, 67 like e 0 dislike. Io ho messo il like. Grande, ciao Andrea. Allora, qualcuno, forse proprio Andrea o qualcun altro, mi ha mandato una richiesta d'amicizia su Facebook, però volevo dirvi che io non è che non ve l'accetto perché mi stiate antipatici, eh. Semplicemente. Ah, a posto. Ah, a posto. Niente, dicevo, non vi accetto la richiesta d'amicizia, perché in realtà su Facebook al momento non ho amici, ho solo Fabio come amico, se andate a vedere tra le mie amicizie, quindi non è una cattiveria, oppure no, non ve l'accetto perché non vi voglio delle amicizie, eh. Senti, devo attaccare il filo della televisione. C'è un piripì. Ti hai detto? Non è il momento? No, stavo così, guarda, non c'è neanche la forza di dirti no. Solo il bello limitato, 30% tutto. E perché a me non me lo fa? Ha capito. Allora, quindi volendo giocare in full HD senza compromessi mi consiglio la 1060 o una 1070. Beh, se poi la 1070, così qualsiasi gioco è, stai tranquillo che comunque sia puoi andare con le mani basse, metti i dettagli di alti. Allora, intanto io sto avvitando qua il cazzillo. E poi questo cazzillo da qua non mi si avvita. Niente, come fa adesso? C'è una paura fottuta che non lo faccio. Io ci tengo alla tua salute, Fabio.
è ora che ci mettiamo in forma, che arriva la carbonara. Arriva l'estate e i viewer ti vogliono vedere in forma, se no vai a fare le fiere che poi dopo non gli la farsa ai PC e ce deve pensare Stefano. Che Stefano, diglielo tu che ti tieni in forma ogni settimana. Capito? Olio cuore. Senti, ma come l'avvito questo? Già registrato. Ma come l'avvito questo? Non arrivano in buia. Non arrivano perché non è predisposto, allora niente, abortivo. Non ci lo metto? No. Ah, posso, meno male, va. No, ma queste cose le odio. Via. Ci mettiamo questo. Ma si accede la stessa cosa. Qualcuno di voi usa Freeletics? Chi è che usa Freeletics, ragazzi? Freeletics merita, eh. Io lo consiglio, sono due mesi che lo utilizzo. No, ma la richiesta mi ha accettato. Lo so Andrea, per quello dicevo appunto, perché mi ricordavo che era un Andrea qualcosa. Ho letto, però ho detto non c'ho amici, non metto post, non faccio post, non faccio niente. Ogni tanto mi taggano, ma non lo uso di fatto, quindi per quello non ho accettato nessuno. Poi domani se riaccetto un po' di gente, veramente sarò felice di utilizzarlo, accetterò veramente anche le vostre richieste. 6 euro al mese ti posso pure dare. 6 euro al mese ti posso dare. Perché 29 la versione definitiva, no? No, è quella, c'è solo che c'è lo sconto. Fino a domani, ragazzi, se volete approfittare, approfittate perché poi è finita, eh! Allora, diciamo che ho fatto. Ciao The Probs! Bella, bella a tutti ragazzi, ok, grande. Da qui sto messo abbastanza bene, eh. Diciamo che comunque ho collegato. Mi manca un cavo SATA. Dalla scheda madre, questo è il sopra, il copertone sopra che andiamo a rimettere. Calamitato naturalmente, questo qui. Questo è figo, guarda, si leva così, calamitato, tac, e si rimette. Poi posto, fatto, andiamo a buon fine. A posto. Interno del computer qua ci manca un cavo SATA. Aspetta, non muovo, aspetta che suona. E ci andiamo a mettere. Per il disco da 2 tera e gli diamo l'alimentazione pure SATA. Ciao. Sono pronto per fare l'accensione più o meno. Ci sono quasi. Un sacco di roba da stare. Ah, i LED non mancano. LED e soprattutto il water block della CPU, no, la pompa non gira l'acqua, diventa un problemone, è un problema abbastanza grande se non gira l'acqua, perché si scalda, non gira. Allora, vado qua, fammi leggere, ma sbaglio l'audio è migliorato nelle ultime live? Sì, no, qui rimane il buco, non rimane niente, fratello mio, qui ci rimettiamo la mascherina sua. Sì, l'audio ci abbiamo lavorato un po', ecco qua, e poi davanti ci va questo naturalmente, guarda, ci va questo così. E nelle ultime live diciamo abbiamo cercato, ma anche negli ultimi video che poi sentirete, abbiamo cercato di sistemare meglio l'audio perché c'era un problema che si sentiva troppo basso e non ci piaceva questa cosa, quindi ecco qua, calamitato. Quindi poi ci siamo messi un po' a smanettare, sai, mixer, alza qui, eh? E alla fine sembra che adesso stai vicino al McDonald's sulla Tiburtina, esatto, The Probs, siamo lì vicino. Poi lo facciamo rombare questo semidotto un po' di overclock prima della sua vita monotona, sarebbe figo, il problema è che sono le 8:20 e non faremo in tempo a fare una sorta di overclock, io sto finendo di mettere i LED e qua li devo mettere subito e quello che c'è all'interno trovo dietro perché sarà rosso sicuramente, adesso lo vediamo subito che colore è fatto questo, perché questo mi è diventato quindi serve questo, questo Molex, questo sì. Adesso appoggio un attimo l'alimentazione qua per vedere se che colore è questo LED, eh? Allora vai, proviamo ad accendere,
Va tutto da solo senza il mio aiuto, bravo. Perché mi dai una mano te? Io sempre. Questa è la risposta giusta. Allora, guarda, piccio, eh. Quest'altro gli dà pure. Infatti è rosso. Adesso questo lo togliamo. Questo però... Ma questo lo togli e che lo mette lì blu. Non questo so. È quello che te l'hanno col cabinet. Sì, sì. Che poi la cosa figa è che quello del cabinet si attacca al controller qui. Che poi controlli da qua. E il suono? E quelli che ti danno loro no invece. Questa l'hanno già scoperta sta cosa. Guarda, l'ho spento, guarda, lo posso accendere. Luminosità di meno. Il brit gli vuoi dare. Luminosità di meno? Ma che scuola hai fatto? Luminosità di meno. Ma chi ti ha detto che ho fatto scuola? Luminosità di meno. Cioè lui. Ma no, tu, oh, tutto qualco- a tempo no, della... digli qualcosa. Lui sa tutto a tempo della voi arrivate critica perché non gli va bene qualcosa. Non ha messo la vite. E poi ti fa luminosità di meno. Tu. Lì sei, ci avessi dato una parola. La risposta. Allora, adesso siamo dire, in live. Cioè, siamo fascia protetta. Questa è una parola che se la dice va in modalità con restrizione. Vabbè, praticamente luminosità di meno qua, purtroppo. Questo LED qua non ci può stare. Ok, già ho detto, dalla prossima live metto, devo mettere il what the fuck direttamente a, a pressione, me lo fa un pulsante là. Capito? Lo premo, lo devo svelenare pure in live, non è possibile. Io farei, io la mia proposta è mettere la soundbar quando fate le live, che è una cosa più... Andrea me l'hai chiesto 6 volte, lo faremo il PC con i componenti MD, non appena ne compreranno uno. I miei clienti non lo vogliono, anche perché io spingo per non farli, quindi se proprio entra uno e mi dice io vuole per forza un po'. Quando entra il cliente e vuole PC AMD non esce dal negozio perché fa più. Tipo senti, io vorrei BAM! No, senti, BAM! No, ma faccio Intel, bravo! E lo hai capito? L'unità di meno è l'italiano correggiuto di Stefano. L'unità di meno, cioè, questo passa la storia. Arare i campi di patate, guarda che. Ah, fai poco sgargiullo! Ianne, le parole è... Aspetta, questa è peggio. Ianne, la parola è... non si può dire, non si può dire. L'italiano scorre giù, lo pure. Mannaggia a voi, mannaggia. Scorre giù? Scorre giù. Scorre, scorre, scorre. Dipende quando, quanto va, però scorre. Ma scorre, scorre. Allora, accendiamo con i LED. C'è gli avi, sto che... C'è gli avi, te perdi gli avi, questo lo metti in moto, eh. Accendiamo con i LED blu. Ma va a benzina o diesel? Questo no, questo a va con gas. A gas. Ah, vabbè, è gas. Okay, a posto. Ma l'M2 ce l'ha messo? Ci ho messo sì, zio. Ma non sembra mai aperto. Ma non sembra... Senti, signor Fabio, scusa, ma questo è volo del signor Stefano, no? Sono molto belle. Perché non le facciamo vedere queste belle? Ma perché io vorrei fare un in un video, sì. Vorrei intervistare. Ci aspettiamo il 2019. Vieni domani, lo facciamo domani con la cosa. Domani mattina. No, però. Sì, ciao Fabio. Solo la mattina. Ciao Fabio. Allora ciao. Domani mattina. Devo fare lunedì pomeriggio. Siamo pronti? Vai, vado! Olè. E diventa blu! È diventato blu et! Eccolo qua! Mamma mia quanto sparano sti LED, è impressionante! Sì, sono un sacco potenti! Allora, bello pulito! Questo Witch Explorer secondo me vola, è ibrido! È ibrido, è in wifi, non ha cavi! Allora, ma perché? Perché sei così cattivo con gli MD? Ecco la domanda, questa è far rabbia Fabio e se ne metto occhiali da sole per rispondere. Non so cattivo, sono giusto. X Peppo Pig, hai visto col blu come vola? Gagliardo, eh? Sei giusto, dici, eh? Allora, proviamo a mettere la parete laterale qua. Tanto sono uguali queste. Vediamo che effetto. No, questo si appoggia uguale, è calamità, questo è un castro. Poi la chiave se voi chiude, ma questo lo potete pure così, va, c'ha i perni di giunzione, eh? Guarda che figo però, guarda quanto illumina, con tutto che è molto fumé, il vetro fumé di questo non è così fumé. Penso sì. Che hai capito, no? Sì, sì, questo che hai detto era quasi corretto. Il fumé di questo è meno fumé degli altri. Bene. Ti piace? Ti piace? È bello, no? Bello. Ecco, e tocca. Ma che tocchi, ha fatto... Che poi fai danni! Metti a posto. Può andare bene. Metti a posto. Questo però vedi che non si regge benissimo. E poi chiudi la chiave. Anche che il dietro, i cavi, sono da... Quando ti consegnassi il PC? Ah, questo qui lo dobbiamo togliere. Ma il cable management lo faccio io.
La parte posteriore la lascio per te. Almeno così fa qualcosa. La faccio in live, vai, spegni sto veloce, vai, forse. Non posso. No, molto volevo. Forse. Vai, gira destro di destra. No, io e Stefano ci sediamo, guardiamo Fabio e non facciamo niente. Certo, lui ha buttato. Sai che ha fatto? Lui ha buttato tutto dietro, no? Come il suo solito. Ti visto cosa, guarda che messaggiamo. Guarda che casino! Guarda che roba! Cioè poi il classico PC che lo puoi guardare solo da davanti. Bravo! E non è proprio facile, guarda che fatto! Ah, no, non è proprio facile, eh! Io sono il signore del cable management, io non ti voglio sentire di lamentare. Giusto! Hai voluto fare sta cosa? Giusto. Vabbè, tu leggi le domande così. Divertiti. Alto livello, guarda, sto messo è veramente di alto livello. Raga, quei LED quanto costano? Circa 19 euro la coppia, quindi tutte e due insieme. Se avevo soldi vi ordinavo un PC non solo con pezzi MP. Ma hai detto? Proprio per vedermelo montare, capito? Sì, sì. Sto messo per fare anche il bombonaggio non c'è niente. C'ha gli strappini, a voglia che lui dice no perché di qua, di là. No, i strappini che dici te sono per chiudere dentro questi. Tutti quelli che non vanno qui dentro non ce li puoi mettere. Già impanicato, l'ha fatto ancora a me. Io non ho toccato niente dall'altra parte. Non ho toccato niente, bravo, bravo, hai tirato, bravo, non ho toccato niente. Sta a fare i danni, O te caccio, Ragazzi, si è seduto. Legategli le mani a qui. Si è seduto Fabio, cominciano i danni, Incredibile. Incredibile, ma vero. Ma è successo realmente. È successo più di una volta. Fabio, non dare le spalle alla telecamera, almeno fai vedere qualcosa. Ecco. Scusa, Almeno mettila un po' così, no? No, dall'altra parte. Abbassala un po'. Piegala. Abbiamo anche il buon Fabio. Allora, è lui, guarda, c'hai i baffetti. Qua dovevo fare il sorriso. No, sembra il cattivo dei Sonic, cioè presente. Ah, è vero. Il cattivo dei Sonic. Ma prima c'era il Pivox, ma è vero che quel gioco maledetto che lui ha chiesto la beta, la nave se va solo un 4, ma mi è crollato un mondo addosso. Io già vedevo io te, Stefano. L'ho detto Pivox. Io la trota. Te l'hai detto, ma già mi vedevo io te, Max, Stefano, a fare scorribande, porca miseria. Vero, metti quel gioco che ha detto Sea of Thieves. È un grande gioco molto bello, lo attendiamo previsto per Xbox One e Microsoft Windows 10, e quindi esce, la beta dovrebbe partire entro fine anno e poi il gioco esce inizio 2018. Dai, inizio 2018, mancano soltanto 8 mesi. Ci siamo quasi. Capace che non riusciamo più a giocare a carta, però sicuramente è un bel gioco che merita. È un MMO open world con i pirati. C'è il cappello? Abbiamo un cappello? È il cappello. Ti è messo da là sopra. Dove? Là sopra. Non mi prende quello che penso io, per favore. Quello, vai con quello. Perché no il cappello? Qui ci voleva la telefonata. No, aspetta. Io dici che sto là e non posso rispondere. Sì, ma metti te lo devo sistemare io. Oh! Sta buono. Sì. Aspetta. Fabio sta in diretta. Su Rai 1. Aspetta. Quindi non te può rispondere. Che ha fatto? Ecco, questa la devo rimarsa un pochetto. Come ti è esploso? Ti sto aggiustando, Fabio, No. Per essere più bello in modo assurdo. Ma non vedo così. Non è tu. Non vedo! Così vedi come no, ecco. Certo. Aspetta che ti sento bene. Dimmi. Sì. E quello non so. Vabbè, se io quello, e quello non so se è già prenotato, però. Hai intenzione di aprire un canale dedicato solo al gaming? Chi è? Norma Abba. Non ho fatto in te. Norma c'era un Norma. Aspetta, al momento posso avere un canale dedicato solo ai cable management. Si vede con la qualità del lavoro. Guarda che lavoro. Vabbè, calcola che parto da una base che non è proprio il massimo, quello che stiamo parlando. In questo momento potresti fare il cattivo di Harry Potter, quello che del primo. Poi devo cercare pure di non farmi cascare il cappello. Mi raccomando, perché il cappello ci viene. Chi è? Guarda come te l'ho recuperato. Guarda come l'ha recuperato, Ok, qua ci siamo. Guarda che mappazza, cioè, l'ha fatto qua poi. Non è colpa di Stefano. No, certo. Non è colpa di Stefano.
Questi li posso unire tra loro. Io questo... sì, non lo so, però questo ti diceva. Vediamo, vediamo. Stream. No, non ce va. Asper. No, non ce va. Questo ce va. Ade. Bravo, Ade. Stringi, stringi, Fabio, stringi. Ci sono domande interessanti dalla regia? No, stanno parlando del gruppo Telegram, questo tipo cosa stanno dicendo? Che si iscrivono al gruppo Telegram, Fabio, perché il gruppo Telegram vuol dire qualità. Certo, gestione da Piozzo. Che allora te lo raccomando, però vabbè. Purtroppo questo offre la ditta e noi dobbiamo accontentare. Lo so, d'altronde non è che se vuole. A meno che non vuoi che io ti gestisca anche il gruppo Telegram, no, ma per quello senza romperlo. Faccio anche a meno, grazie. Ma sono due, Fabio, non è? Intanto non me ne uno. Non è detto. Vai. Vediamo se chiude, a me questa è la preoccupazione perché... ma prima devi trovare il buco, Fabio. È questione buca, è questione qua, questo non chiude. Non chiude perché Stefano basta che lui. Credo? Lui basta che butta dietro. Poi dopo ci devo pensare io. Questo fa il boss. E quando una cosa fa il boss, ragazzi, non va mai bene, è un problema se fa il boss, questo non deve tirarlo di più. Devi strizzare, Fabio. Ma perché io poi devo fare sempre le cose quelle più noiose? Perché tu tutto il resto del tempo non ce stai. Arrivi all'ultimo. Ci rimetterai per 2-12. E devo sempre risolvere i problemi altrui. Questo non direbbe che poi deve essere così. Vabbè. Vediamo se ce la faccio. Ale, adesso vediamo. Secondo me ci stava una 1070. Qui dalla chat scrivono che però non è Pivox che gestisce il gruppo Telegram. Perché no? L'ha creato lui. Sì, ma qui dico, c'è Without a Trace che dice il gruppo Telegram lo sto gestendo io. Sì, no, no, certo, come a livello di moderazione sì, è vero. Ci dovrebbe essere una chiave. E quindi? È questa? Tu dovresti essere esperto di chiavi. Che bella battuta, interessante. Però, è tempo che le cerchi, quindi. No, no, le chiavi si trovano anche, ma dipende quale tipo di porta vuoi aprire con quelle chiavi. No? Esatto. Perché ci sono porte e porte. Ecco. Si è chiuso? Sì. Lasciamo i complimenti a Fabio che è riuscito a chiudere il case. Applausi. Mi stai prendendo. Mi stai prendendo in giro? No. Che schifo, vabbè, qui dai, qui siamo proprio agli insulti spiccioli siamo arrivati. Oddio. Non posso andare da mia a fare queste cose. Dammi l'altra parte, un lavoro perfetto, come sempre mi contraddistingo. Sì, certo. Per la qualità. Certo, assolutamente. Ha lavorato 10 minuti. Lo so, ma sono stati 10 minuti. Sai che me la riutilizzerò anche io questa frase. Sono stati 10 minuti molto importanti. Che io senza quei 10 minuti sai benissimo che non sarebbe stata la stessa cosa. Certo. E quindi adesso lo vedremo acceso in definitiva? Sì, ma in teoria era già acceso. Abbiamo chiuso, Ste, qui abbiamo chiuso le parole. Prima che Magagne. Senza Magagne, guarda che lavoro. Sì, cioè, sono proprio soddisfatto. Ha fatto lui, no? No, però risolto un sacco di problemi. Tu basta che butti dietro. Non mi puoi di niente. Non mi puoi di niente. Secondo me. Vabbè, chiudi sta cosa, va.
Se sta più il merito di questo assemblaggio, io non lo so, che tanto ragazzi, lo sapete, qui è tutta. Chi ha seguito veramente sa com'è andata, cioè, sa che io. Infatti, fatto... bravo, dillo, chi ha seguito veramente sa com'è andata, capito? Sa come. No, tu facci. So, che fai? Ta ta butta dietro, ta ta butta ma dietro, ta ta di butta passa... dietro, bella fa, fammi anche a buon senti, quando vuoi te lo spiego, sì, però. Come no, non adesso, non adesso che c'è stata qua. Allora, qua, dov'è qua? Dov'è? Eccoci. Qua, qua, no, quest'altra. Sette gambo switchato. Oh, via, oh, ecco. Vai, qua. Vai. Allora, allora raga, siamo giunti. Mi sa, mi sa che non è chiuso bene. No, 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 è così, è così. Tu vedi il. C'è un po' d'aria, è così. La parte così è fatta apposta. Cioè, rimane sporgente. Uno di qua, è fatto proprio apposta. Allora. Ragazzi miei, sono le 8 meno 5 minuti, quindi comunque ce ne stiamo per andare. Però prima di andare via abbiamo le previsioni del tempo, quindi il buon Iannello ce le farà per i prossimi giorni. Prego Iannello. Per il weekend del 24 e del 25 giugno è previsto il pollino rosso, quindi state molto attenti se vivete per domani, il giorno 24 giugno, nella parte diciamo settentrionale dell'Italia, perché le previsioni incidono sulle temperature molto alte, quindi mi raccomando girate sempre con la bottiglietta d'acqua e bevete tanto, idratatevi, se no diventate come il Fabio. Buttate sempre in caccia. I mari? Ecco. Il mare medio o poco mosso? Medio, mare medio. Medio o poco mosso? Se vuoi andare a pesca, mi raccomando. Localmente poco mosso, però già se ti sposti un po' verso il nord sono un po' più mossi. Quindi se vai al sud, calma. Perché che vento di Reis, il vento di Reis del mare è mosso. Debolino. Ok. Attenzione invece per quanto riguarda domenica 25, centro Italia molto soleggiato, molto caldo, attenzione agli anziani, non lasciateli da soli a casa, i cani mi raccomando portateli appresso perché non lasciateli, non abbandonate il cane in strada perché sennò vi mando Fabio che ve corca, ve lo assicuro, vi incute timore. E quindi mi raccomando, andate al mare, andate in discoteca, buon fine settimana, divertitevi. No, che ti chiudi? Fondo. Fatevi una serata di quelle top e quando venite a Roma andiamo in discoteca con Fabio, che come pusha la serata il Fabio, non la pusha nessuno, vero posto, Fabio? Dopo le previsioni ragazzi, mare medio cheat, è diventato mare medio cheat, perché mare medio cheat, come era quella di prima, già me la sono scordata. Debolina. La luce media. Allora ragazzi, ci troviamo alla prossima live, sicuramente in mezzo alla prossima settimana se ci riusciamo, comunque quello quando sarà così, e poi venerdì prossimo, adesso vediamo, comunque è andata bene la live per chi si la sicuramente quella quando sarà così. Ha detto niente. Non la reggo più. Ciao raga. Ciao. Nella testa